Dorrote, via del Babbuino, Roma. La Galleria del Cortile di Lucio Monachesi, che in questo momento c'è una mostra del papà, Sante Monachesi. Guarda che straordinario questo quadro. Quattro campiture, quattro, pochi tratti, per... Luce Monachesi, si chiama Luce perché, no, perché il papà, perché intanto il si papà prego, futurista prego, anche, ecco, vedi come questo, il papà Sante Monachesi, che io ho fatto in tempo a conoscere, è stato uno dei maestri più luminosi dell'arte italiana, alluminio e luce mobile, 1937. Qui ci sta spazialismo, ci sta, come posso dire, puntismo, bulinismo, tutto. E questa invece è una composizione del 57, dove Monachesi a me è un quadro, diciamo, questo è un pochettino, diciamo, particolare, dove ha introdotto un elemento di polisterolo, come dicono gli ignoranti. Non è un quadro bellissimo, è assai più straordinario quest'altro quadro, che invece non vedremo perché è stato venduto. Questa è invece una... Zia Brunilde, questa è Zia Brunilde. La Zia Brunilde ci dice, ed è un lavoro su carta, che ha una sua grazia. Questa è la tavoloccia di Sante Monachesi. Questa è una marina veneziana. E questo disegno che mostriamo, con questi suoi tocchi evidentemente d'icone, è la compagna di Sante Monachesi, la moglie, è Orgo, Parisella, esattamente, la mamma di Luce, che adesso rimostriamo. Qui ancora siamo in una cifra accademica, ma improvvisamente entrando qui, cosa scopriamo? Intanto questo straordinario lavoro parigino, dove ovviamente si ritrova la lezione di Dufy e di certo fovismo metropolitano, diciamo impropriamente fovismo, anche fovismo. Però quello che è straordinario, come questi due menhir cromatici diventano poi, e anche il modo in cui Sante ha stenografato queste figure, questa bicicletta. Qui invece siamo... Dove siamo, Luce? Qui dove siamo? Futurismo? No, questo è anni 60. È sessantismo. Sessantismo questo. Scatola sorpresa. Allora, uno potrebbe dire è una composizione, può fare pensare al alla composizione del... diciamo astratta, ma allo stesso tempo può fare pensare alle cose che facevano negli stessi anni i nouveau réaliste, nel senso che la libertà di Monachesi è straordinario. Qui ritorniamo a una meravigliosa tela parigina. È meraviglioso come con così pochi, questi sono oli, ciò nonostante il colore ha una fluidità estrema, benché sia l'olio. L'olio è una materia stronza, come noi sappiamo, insomma, ha una sua pesantezza. E olio non è acrilico, altrimenti non avrebbe il vibrazionismo che c'ha l'olio. Questo è il disegno e questo è il simbolo di Accra. Dico bene? Il simbolo di Accra, il movimento fondato dal papane. Questo è il simbolo Accra. Che cos'è Accra? Accra è il movimento agravitazionale, perché agravitazionale, contro la gravitazione, contro la gravità, che aveva fatto pure le sculture di plastica buttate, poi le vediamo, guarda, pure il gomma piumismo ha fatto il papà di Luce, meraviglioso. La scultura nomade. No, scultura nomade. Questo invece è Boîte à Surprise, 1963, ci puoi spiegare questi lavori? Perché qui siamo anche nel nouveau realisme. Questo dovrebbe essere anche un po' pop, se vogliamo. Ma prima, pre-pop. Ho detto nouveau realisme, le cose che faceva Martial, come aiutami? Martial Raïs, oppure ancora
Perché al male pensavo un altro che adesso non mi sovviene, ma comunque insomma sono cose del punto scatole da cui escono fuori anche concrezioni, quello che faceva dei nuovo realisti. Questo è il simbolo Agra e questo è bellissimo. Bellissimo. C'era un personaggio addirittura Agra. Agra era anche un personaggio che era diventato poi un personaggio. Molta gente si chiama Agra. Guarda qui Agra, invece di guardare lui. I suoi alunni si chiamavano Agra poi alla fine. Ufo Agra, cioè uno che si chiama Ufo Agra. Come si chiama? Quando è nato tuo papà? Mio padre è nato nel 1910 e morto nel 1991. È nato a Macerata, nel 30 ha fatto... fondato il gruppo Marinetti, il gruppo Boccioni nelle Marche, è stato amico di Marinetti, è venuto a Roma. C'aveva i baffi tuo papà, mi ricordo. Sì, avevo sempre i baffi. Bella faccia c'aveva, simpatica. Molto simpatico, sì. Molto simpatica. Salutiamo. Vi abbiamo fatto dono di una cosa meravigliosa. Chiudiamo su questo splendido quadro. Che meraviglia. Teledurruti.